leggevamo, ho dovuto ritornare a giocare con le due punte. Però come si spiega questo pareggio, diciamo 5 pareggi in 7 partite? Forse fate un po' fatica a trovare il gol con continuità, ha segnato solamente Curcio, oggi Damian. Forse questa è la cosa che le sta mancando in questa squadra, trovare con facilità il tiro in porta, il gol. No, non è una cosa che mi preoccupa. Nel primo tempo abbiamo avuto l'occasione del palo e poi nel secondo tempo quello che mi è piaciuto è stata la reazione quando poi ci siamo messi 4-3-3, eravamo molto più attivi, cercavamo, attaccavamo la palla molto più alta, infatti abbiamo fatto gol rubando la palla e poi siamo ripartiti. Questo è quello che cerco dall'inizio, non sempre ci riesce anche per merito degli avversari, non tanto per demerito nostro, ma quello che dobbiamo cambiare è la mentalità, perché così è normale che si fa fatica se noi pensiamo sempre di gestire le partite. Altre domande? Primo tempo magari a ritmi un po' più compassati, iniziano a pesare i tanti impegni infrasettimanali anche per voi che siete partiti poi in ritardo dopo il ripescaggio in extremis? Ma ho sempre detto che per noi giocare ogni 3 giorni sicuramente non è una cosa semplice, anche perché in queste categorie le squadre non sono abituate a giocare ogni 3 giorni, c'è poco tempo per recuperare e bisogna già pensare alla partita successiva. Però il nostro calendario purtroppo è così fino a fine mese e ci dobbiamo adeguare. Altre domande? Adesso finalmente la partita è messa da parte. Le chiedo una battuta sul rapporto con Modi, che ha ricordato insomma i vostri il fatto che vi conoscete da 50 anni, probabilmente proponete anche un calcio simile. Come ha visto il Messina a cui è mancato forse fin qui qualche punto che avrebbe meritato magari con Francavilla, Turris? Vabbè, il rapporto tra me e Modica è normale, che a noi ci lega un rapporto di amicizia che va al di là del calcio, a parte il fatto di lavorare insieme, siamo cresciuti insieme perché ci conosciamo da quando eravamo piccoli e quindi è normale che mi ha fatto piacere incontrarlo e confrontarci. Per quanto riguarda il Messina, sicuramente ha raccolto di meno di quello che fino adesso ha proposto, sia con la Turris, anche l'altra partita in casa, avevano la possibilità di portare a casa l'intera posta, non è riuscito, però bisogna anche dare il tempo, che sono passate appena, loro hanno giocato addirittura 6 partite, nemmeno 7. È una squadra giovane, quindi bisogna avere anche la pazienza e il tempo di aspettare la crescita di questi giocatori. Posso? Grazie a voi. Grazie. Buonasera.